Ciao a tutti ragazzi, io sono Megadome 91 e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui e vi volevo parlare di due importanti novità che riguardano il mio canale. Prima fra tutte il fatto che praticamente da qualche giorno l'avevo pubblicato sulla pagina Facebook, però non avevo ancora avuto il tempo materiale di registrare il video che ne parlasse e ho praticamente creato un gruppo chat Telegram. È un gruppo che serve, diciamo, sostanzialmente a seguirmi, quindi ad avere poco prima che escano i video, poco dopo, eccetera. Inizierò a pubblicare degli aggiornamenti, delle foto o magari recensioni di artificiali, oppure sono in un negozio, faccio una foto, vedo un artificiale, ve lo faccio vedere, piccole considerazioni, insomma un extra, una sorta di extra a quello che è il canale YouTube, quindi anticipazioni sui video, pareri, consigli, fotografie, un po' come una sorta di didascalia che riassume e accompagna quelli che sono i contenuti del canale. Quindi vi lascerò il link qui sotto nel video in descrizione, logicamente, e mi raccomando, accorrete numerosi. È un modo, diciamo, per tenerci in contatto, soprattutto anche nei periodi in cui l'attività è minore. Vi posterò qualche foto, insomma è anche un modo per avere un contatto fra di noi un tantino più immediato, perché spesso capita che in alcuni periodi non si abbia il tempo materiale per registrare, montare, pubblicare video. In quel caso su Telegram avrete sempre qualche chicca, qualche flash, qualche piccolo aggiornamento o qualche curiosità che mi sentirò di condividere insieme a voi. Un'altra cosa che vi volevo parlare in questo brevissimo video è un acquisto importante che ho effettuato ieri, un acquisto che erano anni che volevo fare e che oggi finalmente ho avuto l'opportunità di filmare insieme a voi. Dopo che l'ho acquistata ieri, era una delle poche canne che gli erano rimaste in negozio, l'ho comprata da Surfcasting Mondomare, trovate il sito internet www.pescareshop.it by Surfcasting Mondomare, e finalmente mi sono deciso, diciamo, a comprare una canna dalle caratteristiche molto particolari di una delle mie marche preferite, che è la Falcon. Sto parlando della Cybershore 10 piedi, potenza di casting 70 grammi, quindi la mia prima canna prettamente da short jigging. Adesso ecco, ce l'ho qua con me, come potete vedere, chiaramente una canna da 3 metri, quindi adesso cambierò l'angolazione della ripresa e cercherò di farvela vedere al meglio. Ragazzi, l'apro per la prima volta insieme a voi. All'interno, come vedete, sono presenti, attenzione, degli imballaggi. La canna è in due pezzi ed ha una lunghezza massima di 3 metri. Chiaramente è molto difficile da filmare vista le sue grandi dimensioni, però quantomeno, diciamo, non l'andrò a montare tutta, però vi farò vedere soprattutto quella che mi interessa, che è la sezione in basso, che è questa qui. È una canna, ripeto, molto molto lunga, quindi è difficile e scomodo, diciamo, filmarla al meglio. Ha anellistica Fuji, come vedete un manico in sughero fatto con una grande qualità, vedete un piccolo poggiacanna, mi piace molto questo pomello diciamo di gomma. Questo non è qui solo per ragioni estetiche, ma anche per ragioni di praticità d'uso e di conservazione dell'attrezzo, in quanto sostanzialmente e quando noi andiamo ad appoggiare la canna a terra va a proteggere quello che è il grezzo, che sarebbe la parte interna della canna, che costituisce proprio le caratteristiche della canna stessa. Qui vabbè, ancora è presente tutta quanta la pellicola in plastica, questo per evitare chiaramente che il sughero si danneggi nel viaggio, quindi classici imballaggi da viaggio e da negozio. Qui abbiamo l'alloggio per il mulinello, molto semplice come al solito, materiale in eva, e sostanzialmente questa è una canna da mulinello a bobina fissa, quindi chiaramente andremo qui ad inserire il mulinello. Qui ci andrò ad abbinare un 4000 quando pesco con la bombarda, perché ragazzi, ho comprato questa canna anche per l'utilizzo di bombarde, in quanto essendo molto leggera e molto performante per quanto riguarda la grammatura, quindi la potenza di lancio,
Sicuramente questa è una canna che consente di pescare bene anche con l'utilizzo della bombarda, quindi assolutamente ottima sia per lo shore che per la bombarda in grandi distanze. Mi, come dire, poi farò in modo di togliere tutte quante queste non appena la porterò in pesca, perché ragazzi è nuova fiammante di negozio. Toglierò tutte queste plastiche e sarà pronta poi per pescare. Man mano quindi che andiamo avanti, qui abbiamo un piccolo split sempre in materiale simile all'alluminio, diciamo un materiale molto leggero e resistente. Dopo l'alloggio per il mulinello andiamo avanti, ve la faccio vedere così a scorrere perché non ho altro modo purtroppo per riprenderla. Qui abbiamo un importante reggiesca, almeno qui da me lo chiamano così, perché quando voi avete la canna montata, quindi avete un jig, un minnow, diciamo questa è una canna da jig che si può usare benissimo anche, ripeto, con la bombarda. Ma quando per esempio voi avete smesso di pescare, però non del tutto, volete fare uno spostamento anche di diverse centinaia di metri, fa comodo, piuttosto che lasciare il jig lì a penzolare dalla punta della canna, lo si va ad agganciare qui, sia che abbia l'ancoretta, sia che abbia l'amo singolo, questo non è assolutamente rilevante, lo andiamo ad agganciare qui, mettiamo il filo un attimino in tiro e possiamo spostarci, diciamo, con più facilità e con più agilità, senza avere quel continuo dondolio o senza vedere il jig che diciamo penzola dalla canna sostanzialmente. Qui come vedete il carbonio è di altissima qualità, è in alto modulo, il classico logo della Falcon, che a mio parere è uno dei loghi più belli per quanto riguarda le canne da pesca, le attrezzature da pesca. Voi lo sapete, io con la Falcon sono sempre stato abbastanza, come dire, legato alla Falcon, stimo la Falcon nei prodotti che fa, perché secondo me sono ottimi prodotti e magari hanno un certo prezzo, però alla fine sono canne straaffidabili che durano una vita veramente indistruttibili, canne americane fatte con criterio, frutto di numerosi studi, canne veramente per me fra le top di gamma, pur non avendo prezzi esagerati, ma per me fanno parte delle, sicuramente le vado a collocare nella fascia delle migliori canne attualmente presenti in commercio, secondo me, perché sono canne che ho provato. L'HDS, quella che ho io, la 66H che uso da spinning, non mi ha mai deluso con nessun tipo di pesce, anche con il barracuda da 4 kg si è comportata benissimo. Credetemi ragazzi quando vi dico che sono canne che non vi abbandonano mai, sono canne che sono in grado di gestire qualsiasi tipo di situazione, qualsiasi tipo di preda, e sono veramente le migliori compagne di pesca che uno spinner o uno shore jigger possa avere. Questo qui è il modello, quindi vedete fra una rifinitura e l'altra, questo qui è il nome del modello della canna, iFish Cyber Shore. Questa è una canna molto molto famosa che utilizzano molti spinner o shore jigger nello stretto di Messina soprattutto. Comunque è tipica da usare in tutti quegli spot in cui il fondale va giù a strapiombo, quindi improvvisamente il fondale va ad aumentare, ed è proprio lì che magari si possono insediare con questa canna pesci importanti come le palamide, quindi pesci pelagici, tonnetti alletterati, tombarelli, lampughe, insomma tutti quanti quei pesci azzurri e non che sono soliti mangiare sul jig. Ma perché no, se noi andiamo a pescare da una zona rocciosa possiamo anche beccare qualche bel dentice se siamo fortunati, o qualche pagro, insomma col jig veramente ci si può prendere veramente di tutto. Queste sono canne concepite per fare grandi distanze e proprio per lavorare il jig da terra a grandi velocità e con cercate molto secche e rapide. Qui abbiamo accanto a quest'altra rifinitura, dopo quindi il nome della canna ci dice l'azione della canna. Questa è una moderate fast, quindi non è un extra fast, ma possiamo dire è una medium fast. Perché questo? Perché l'azione di punta della canna da shore non deve essere mai troppo rigida. La canna da shore deve lavorare, non deve essere un palo. Attenzione, questa è una canna molto potente, se andate a vedere ci dice anche la lunghezza, quindi 10 piedi, quindi 3 metri esatti.
da utilizzare con trecciati fra le 12 e le 25 libbre. Qui consiglio di mettere un trecciato 0,20 almeno, non oltre però lo 0,23, perché sennò andate a perdere troppo in fase di lancio, come distanza di lancio. Quindi massimo uno 0,22, 0,23 a voglia, cioè potete tirarci anche uno squalo, ragazzi, ve lo garantisco. E poi ci va a dire, quindi, oltre alla lunghezza, il tipo di filo per cui è stata progettata, o comunque la robustezza, il diametro del filo, ci va a dire anche la grammatura dell'esca che è consigliabile utilizzare, quindi fino a un massimo di 70 grammi. Per esperienza però vi dico qualcosa in più di quello che c'è scritto qui, perché le Falcon sono spesso canne sottostimate. Vado a spiegare cosa vuol dire sottostimata, magari qualcuno potrebbe, anche chi si avvicina allo spinning o allo shore, non conoscere. Una canna si dice sottostimata sostanzialmente quando in realtà supporta o lancia una grammatura superiore a quella indicata dalla fabbrica. Quindi sostanzialmente qui c'è scritto fino a un massimo di 70 grammi, ma per esperienza vi posso dire che le canne Falcon sono canne, quindi vi dicevo, sottostimate, quindi io penso che fino agli 80 grammi non abbia assolutamente problemi a lanciarla. Poi se questa canna fa eccezione ed è più fedele alla grammatura riportata, ve lo saprò dire quando effettuerò le prime pescate. In ogni caso è difficile che vada ad utilizzare jig da 80 grammi, sono troppo pesanti secondo me. Già con un 60 grammi possiamo ottenere le distanze e le profondità che desideriamo. Qui arriviamo finalmente agli anelli. Guardate qui che grande anello che abbiamo. Gli anelli sono Pacific Bay, quindi anelli di estrema e grandissima qualità. Abbiamo un ponte molto lungo, questo per far sì, diciamo, nell'anello più vicino al mulinello, il ponte lungo, l'avevo detto già in precedenti video, serve proprio a non far perdere forza alla spira, perché quando noi lanciamo dal mulinello parte una spira molto grande, e dovuta all'energia cinetica impressa dalla forza che noi imprimiamo alla canna quando lanciamo. E sostanzialmente la ragion d'essere di questo ponte così lungo è proprio questa, il non far perdere quella forza iniziale data dalla nostra azione di lancio alla canna nel momento in cui parte la spira. Un ponte più lungo aiuta a non far perdere potenza, quindi aiuta il filo a scorrere più liberamente, ed essendo meno trattenuto logicamente la distanza di lancio sarà maggiore. La prima sezione, ragazzi, l'abbiamo quasi finita, come vedete è tutto quanto un carbonio di grande qualità. Qui arriviamo all'anello vicino a quello che è l'innesto. Questo è l'innesto, come vedete molto robusto, molto solido, legature, ragazzi, al top veramente, resinature di grande qualità. E adesso non mi resta che farvi vedere invece la sezione di punta. Ripeto, è una canna molto grande, andava bene anche una 2,70, però in negozio era rimasta la 3 metri. Ma vi dirò, avrei scelto in ogni caso la 3 metri perché il mio utilizzo, l'utilizzo di questa canna va anche da farsi con la bombarda nel mio caso, perché voglio provare a lanciare raglù da 5-6 cm, anche 7 cm, molto molto lontano, con bombarde da 50, 40, 60 grammi per insidiare i dornetti alletterati, che nel periodo di settembre-ottobre sono piuttosto presenti assieme alle ricciole, si accostano, diciamo, si avvicinano alle coste e quindi sono di fondamentale importanza. Allora, questa qui è la sezione di punta, come vedete sempre rifiniture al top, anellini che vanno sempre più ad assottigliarsi, il ponte man mano degli anelli, man mano che ci avviciniamo alla punta, diventa sempre più corto, ma questa è una cosa perfettamente normale, e fino addirittura ad essere quasi inesistente. Come vedete anche qui legature perfette, resinature fatte a regola d'arte, ragazzi, queste sono canne di grande qualità in cui niente è lasciato al caso. E poi arriviamo finalmente al cimino, alla sezione di punta, anche questa fatta davvero come si deve. Quindi che dire, ragazzi, un'ottima canna, sicuramente un'ottima canna da shore, un'ottima canna anche per l'utilizzo di bombarde. Spesso qui da me si utilizzano le bombarde con canne da surf per raggiungere grandi distanze. Anch'io avevo provato quell'approccio, però ragazzi, pescare a bombarda con una canna da surf vi fa stancare,
cioè dopo 10 minuti, un quarto d'ora, massimo mezz'ora, poi dipende, ma vi stancate, perché quella, la canna da surf è una canna che è studiata per sì raggiungere grandi distanze, ma poi per essere riposta nel treppiede o, nel, o in un reggicanna. Insomma, non è una canna che va utilizzata per utilizzi da spinning, perché è troppo pesante, una canna che vi fa stancare e, diciamocelo, non vi fa godere al meglio il pesce. Quindi per una canna da lancio e recupero, per una tecnica come quella di Bombarder Aglu o quella dello Shore, che consiste nel lanciare e recuperare un artificiale in maniera repentina, veloce e continua, lancia e raccogli, non è consigliabile utilizzare una canna pesante da surf, ma è consigliabile utilizzare una canna come questa, leggera, lunga, quindi avendo un angolo, una leva maggiore, una leva più alta, riusciamo anche ad arrivare più lontano grazie anche alla grammatura soprattutto che supporta, e abbiamo anche quindi un attrezzo leggero, lungo e potente che ci permette quindi di lanciare i nostri artificiali a distanze molto elevate, poterli recuperare senza stancarci eccessivamente, perché questo attrezzo è un attrezzo molto molto leggero. Abbinata poi ad un mulinello 5000-6000, anche un buon 4500-5000 vi può essere sufficiente nella tecnica dello Shore. Io ho un Pen Fierce 6000 imbobinato con un trecciato dello 020 e non avrò assolutamente problemi utilizzando quello. Quindi non vedo l'ora, che dire ragazzi, non vedo l'ora di provare questo cannone, questa bellissima canna in una futura pescata. Magari inizieremo con Bombarder Aglu, perché le palamide per ora sono pressoché assenti, quindi ci sono poche probabilità sul jig grosso che abbocchi qualcosa di interessante in questo periodo dell'anno almeno. Quindi ragazzi, che dire, l'unboxing recensione finisce qui, vi ringrazio, mi raccomando iscrivetevi, partecipate al gruppo Telegram, che è un modo in più, ripeto, per stare aggiornati su quelle che sono aggiornamenti, appunto, uscite o novità, curiosità su di me, sul canale, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!